There's no place I'd rather be. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video abbastanza particolare. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di un video di Mantex e Mina. Questo video ragazzi mi è stato mandato da tantissimi di voi chiedendomi appunto di parlarne in un video. Oggi ragazzi sono qui per fare una piccola reaction, chiamiamola così, a questo video. Il video si chiama Scherzo regalo iPhone 7 finto ad Alessia. Ha 848.000 visual, 30.000 like e 1.600 dislike. Per non parlare dei 1.235 commenti. Oggi ragazzi voglio guardare questo video con voi per poi alla fine dare una mia piccola opinione su questo canale. Detto questo niente ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like e se volete che continui questa serie dove appunto vediamo i video insieme per poi commentarli, raggiungiamo almeno i 15.000 like e niente ragazzi, cominciamo. Allora mettiamo le cuffiette. Ma senti dirà oh, ammazza, ma te quelle cuffiette fanno schifo. A me mi frega niente, a me mi piacciono, comprate problemi. Tanto manco sembra che sto con le cuffie. Ah sì, ma che tasta tira? Ragazzi, sono Mantex, ben ritrovati nel mio canale. Oggi sono qua con un nuovo video. Allora, innanzitutto passate ai nostri social. E sono qua senza Alessia, sono anche fuori casa mia. E in una location un po' diversa perché? Perché ho preso iPhone 7. Con cui stavo facendo il video, quindi non so se si vede bene, perché la Canon ce l'ha messo come sempre. E ho deciso di preparargli uno scherzo. Fra un po' vado a casa sua e per Pasqua gli dirò che gli ho preso un iPhone 7. Per Pasqua. Ovviamente lei lo aprirà. Ok, il video è uscito il 16 aprile. Pure tra belle che incartate e poi troverà dentro un iPhone 3, quindi un iPhone di generazione troll! Vecchissima. Dirò che facciamo un video dove gli ho regalato l'iPhone 7, cose così. E che video! E che video! Se vi piace, lasciate un mi piace e adesso andiamo ad Alessia. Che paura! Ok, sto scendo adesso di casa, 5 minuti. Andate ad Alessia. Cioè a sto punto ci vai a piedi, raga, sto ragazzo se non la volete vivere che è una cosa assurda, Allora, quindi glielo devo dare prima e poi troverà il suo bellissimo regalo. Bravo, Anzi no, se soldi di scherzi che fa. Non fa poco ma non arriva. Siamo un cretino davvero, Non abbiamo fatto video in strada, quindi sembro un perfetto deficiente. Cioè raga c'è tutta questa parte del video che durerà tipo 4 minuti dove c'è lui che va a casa di lei. E adesso gli diremo di fare, di fare il video 4 minuti solo per far vedere mentre lui va a casa sua. I regali di Oh eccola. Benvenuti in un nuovo video. Qua c'è tutta la spiegazione, l'altra noia mortale. Amore, vediamo prima se ma secondo voi no? Questa è talmente ritardata da non vedere lui che fa. No, tipo, non si indossa. Cioè, ma la voce è tutto. Ognuno ha la voce sua. Però questa, per vi giuro, mi entra qua, veramente. Cioè, peggio di me quando strillo nelle intro. Cioè, questa voce entra il cervello non ti esce più. Mezz'ora per capire cos'è, madonna. Guarda, va bene, però il mio. Oh, finalmente la parte interessante del video. Più o meno. Lo usi spesso. Lo uso spesso. Cos'è che uso spesso? Megafono. Il dentifricio. Fa niente, raga. Glielo diamo. Ah, scusa. Non ho dovuto durare troppo il video. Lui per indovinare, ragazzi, mi ha messo un quarto d'ora. Lei, ah, no, glielo diamo. Sei pronta? Sono pronta. Oh, pronta! Tutti i soldi di YouTube. Questo è la prova che ti vale il computer nuovo. Ah madonna, certo, se vede che guadagni tantissimo. Se hai messo tutti i soldi di YouTube per comprare un telefono, allora scusa. Placement. Amore, stai scherzando? Ma sei vero? No, ben grande. Ah, sei vero? Non ci credo. Amore, veramente. Ma veramente. Cioè ragazzi, se fosse stata io in lei, dovevano prendere il telefono nuovo. Come che caspita mi fai 30 minuti? Non ci credo. Ah, no. Ne compro un altro anche lei. Non glielo detto. Attrice nata, tanto Dio. Grazie. Posso aprirlo? L'apro in diretta? Lo apro, ragazzi. Oh, madonna, ma poi apri sto telefono e basta. Che amore. Marò. Che ne roba. Aprilo. Allora, siete pronti a guardare la questo? No, beh, raga. Allora, ragazzi, apriamo tutti i pezzi. Ragazzi, ma si vede? Anche gli adesivi. Scusa. Cos'è tutto qua? Ma che accende almeno? Telefono 3G.
Ma poi scusate tanto, eh. In realtà, quando tu apri la scatola di un iPhone, c'è prima di tutto il telefono e sotto al telefono stanno le istruzioni. Questa, no? Ovviamente, perché è una ragazza geniale, non è che vede già sotto che c'è qualcosa di storto. No, no, ragazzi, non è che lo vede lei. No, no, lei è cieca, capito? Dio mio, dà attenzione. Cioè, tu mi stai dicendo che questa non si è accorta che lui ha un nuovo telefono? Non ho parole. Non ho parole per esprimere quello che... Allora, io vorrei spendere giusto due parole per questi ragazzi. A parte che io questo ragazzo lo conoscevo quando avevo il canale da solo. Poi si è unita a lei, hanno fatto questo canale di coppia, di scherzi. E va bene. Però, un minimo di recitazione fatta bene, ragazzi, fatela. Tu mi stai dicendo che questa non si è accorta che il ragazzo si è comprato un nuovo telefono. E in più, scusatemi tanto, quando apri una scatola dell'iPhone, come ho già detto, cioè prima il telefono e sotto ci stanno tutte quante le istruzioni. Quale mente malata ti mette prima? Ma tutte quante le istruzioni sotto il telefono. Ma lasciamo perdere. Io, ragazzi, credo che questo video sia un video veramente squallido. Per non parlare poi dello scherzo che gli ha fatto lei a lui, la Blue Whale Challenge. Che poi ho visto che loro hanno fatto anche un video per scusarsi. Però il video ovviamente l'hanno lasciato sul canale. Mica puoi eliminare un video da quasi 1 milione. Oppure è già arrivato a 1 milione. E quindi l'incoerenza di queste persone è una cosa assurda. Perché prima ti scusi del video che hai caricato, però lo tieni sul canale. What? Ultima cosa che vorrei aggiungere. Raga, veramente, se voi riuscite a fare degli scherzi veri quando l'altra persona non sa veramente, ma veramente niente, sappiate che la reaction sarà la cosa più bella del mondo. Perché se tu riesci a trollare una persona che non sa che tu gli stai facendo uno scherzo, ti senti quella soddisfazione fantastica che non hai quando sai che stai registrando appunto un prank finto. Certo, ci ridi per fare scena e tutto, ma non riderai mai come rideresti se il video fosse veramente reale. Detto questo, niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e specialmente del loro canale. E niente, qui da Sivi Show è tutto. Vi mando un bacione, mi raccomando, stalkeratemi su tutti quanti i social network. Trovate il link qui sotto nella descrizione. Se siete iscritti, iscrivetevi, un altro tipo più belli. Poi, ragazzi, i miei capelli oggi li ho voluti lasciare così, senza mettermi né fashion né niente. E nata de nada, io vi saluto, vi ringrazio, forse roba bassalato. Ciao belli raga e niente, cipolla.